Buonasera, stasera voglio prepararvi quella che si chiama la frittata pasqualina. La possiamo fare tutto l'anno, ma a Pasqua è di rigore. Cominciamo col mettere del guanciale affumicato in una padella e lo mandiamo sul fuoco, eh? Ecco qua. Così, mentre vi preparo tutto il resto, lui sfrigola. Ho preso un bel pezzo di porro, il mio porro dell'orto. Guardate, guardate che porri che mi fa il mio orto. Lo tagliamo. Il più fine possibile, perché andranno tanti ingredienti in questa frittata. Ve li farò vedere strada facendo, eh? Sento il rumore del guanciale che sfrigola nella mia padella. Deve diventare bello croccante, che unito poi alle uova e tutto il resto darà una base di sapore meravigliosa. Bene, il mio porro è pronto e lo vado a inserire insieme al guanciale. Anche per piano ok, adesso procediamo facendovi vedere tutti gli ingredienti della ricetta: parmigiano unetto, asparagi, del provolone tipo questo qui è un provolone dolce, ma potete usare anche del caciocavallo o qualunque formaggio avete in frigo, prosciutto cotto, salame tipo salamella morbida e piselli, ricotta. Questi sono 400 grammi di ricotta di pecora. Cominciamo comunque con aprire 6 uova. Oggi le gallinelle, le uova non me le hanno fatte, per cui le ho comprate. Però ne hanno fatte tante ieri, eh? Erano poche, a me ne servono almeno 6 per fare una frittata per 3 o 4 persone, e allora le abbiamo comperate. Ok, prendiamo la nostra brava frusta e cominciamo a sbattere le uova. Uniamo i nostri piselli, i nostri 400 grammi di ricotta, andiamo a schiacciare meglio nel nostro impasto di frittata. Mamma mia, che frittata che stiamo a fare! Questa frittata viene bella alta, eh? Ovviamente dipende anche dalla padella che usate e anche da quante persone deve essere la portata. Io sto facendo una frittata per 3-4 persone, per cui ho usato 6 uova. Non aggiungo sale perché metterò un etto di parmigiano, bella ricca di formaggi. Già così è buona, eh? Ma noi vogliamo esagerare perché la frittata pasqualina deve avere tanti, tanti ingredienti. Vedete? Già è bella densa. Accantoniamo un attimo, riprendiamo il nostro tagliere e prendiamo la nostra salamella. Ce la andiamo rigorosamente a sbucciare per benino, non ne mettiamo tanto di salame, eh? Sennò diventa troppo sapida. La spelliamo. Sì, questo qui è morbido, per cui si spella molto facilmente. Abbastanza.
abbastanza facilmente, sono stata ottimista. Ecco. Forse avrei dovuto farlo prima per non farvi perdere tempo a guardare come Rita sbuccia il salame. Ecco qua. Mi sta facendo impazzire questo salame oggi, eh? Pronti. Vado a sciacquare le mani. Allora, adesso facciamo dei pezzettini piccoli, 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 il più possibile. Dei dadini praticamente, dei dadini di salamella, che non andiamo a friggere, li inseriamo così a crudo, diciamo, nella nostra frittatina. Ancora. Io direi che come salame basta, sì, basta così. Procediamo cotto. Abbiamo preso del buon cotto. Anche questo lo sminuzziamo per bene. E lo andiamo ad inserire. Adesso aspetterò che il guanciale sia pronto e continueremo con la preparazione. Il nostro guanciale con il nostro porro si sono ben dorati e li aggiungiamo alla nostra frittata, alle nostre uova, ricotta e quant'altro. Nella stessa padella adesso mi sono portata un pochino avanti, ho tagliato tutti gli asparagi a pezzettini piccoli piccoli, li metto nella stessa padella, ecco qua, e li vado a mettere sul fuoco aggiungendo un goccino d'acqua. Perché si cuociano un pochino e si ammorbidiscano. A questo punto ho tagliato anche il nostro provolone, inseriamo anch'esso. Adesso cominciamo a girare questa bellissima fritta. Mamma mia, quante belle cose che ci sono dentro! È bella, bella densa, bella ricca. L'ultimo ingrediente che manca, in realtà, sono soltanto gli asparagi. Che stanno cuocendo un pochino, perché sennò poi rimangono duri. Meglio che, come ho fatto con i piselli li ho prelessati un pochino, proprio qualche minuto, perché in bocca le consistenze devono essere abbastanza omogenee, perché già c'è la durezza del salame, della salamella. Voglio dire, ci devono essere varie consistenze, però deve essere gradevole al palato. Qua. Sembra un'insalata di riso, no, è una frittata. Diventerà una frittata. E vado a controllare i nostri asparagi, a tra poco. I nostri asparagi si sono ammorbiditi, si sono cotti. Come vedete, non ho aggiunto olio. Non serviva, ho messo solamente un po' d'acqua. Adesso li uniamo alla nostra frittata. Ecco qua. Ora rimesteremo
vado a mettere la nostra padella sul fuoco e aggiungo giusto una lacrima di olio. Giriamo per bene il nostro ultimo ingrediente, che sono gli asparagi, che poi voglio dire, non c'è frittata di Pasqua senza asparagi, eh? Questi asparagi l'ho colti ieri mattina nel mio orto. È incredibile, ho piantato questa pianta tipo 3 anni fa. Ogni volta d'inverno sembra sia morta, sia finita. Invece poi mi fa questa sorpresa. Mi ha fatto trovare 10 asparagi, belli, cicciottelli, e noi ce li mangiamo. Adesso dobbiamo andarla a mettere in padella. È arrivato il momento di mettere il nostro impasto in padella. Abbiamo acceso il fuoco, mettiamo un pochino di olio, la padella è già calda, che l'ho messa un attimo sul fuoco, e andiamo a mettere il nostro impasto. Questa frittata deve cuocere a fuoco lento però, sennò si brucia. Ecco qua, adesso prendiamo una forma para, quando usciamo con gli amici e ognuno porta qualcosa, la frittata la fanno fa sempre a me. Perché è vero che si chiama frittata pasqualina, ma io la faccio tutto l'anno. Ora a fuoco basso incoperchiamo e la facciamo cuocere. Per controllare a che punto siamo con la cottura, perché io dico 5 minuti, ma poi ognuno ha il suo fornello, bisogna muovere la padella in questo modo. Se vediamo che c'è ancora della morbidezza e del liquido, come in questo caso, deve rimanere. Comunque, se non la volete fare in padella, un altro modo per cucinarla e viene molto bene è al forno, a 180 gradi per circa una ventina di minuti. La nostra frittata pasqualina è cotta, è pronta. Adesso facciamo un'impresa ardua, che è quella di girarla e metterla in piatto. Speriamo bene, eh? E voilà! Luana! È pronto? Guarda un po' che ti ha fatto mamma. Non hai fatto la frittata pasqualina? Sì! Buona! La forchetta? E allora... con questo piatto vi lascio, perché adesso mi devo occupare della mia famiglia.